irlandese, l'ho letta in questo libro, ed è ambientata circa 80 anni fa, nella contea di Rathdunaway, ovviamente conosciutissima da tutti noi, dove un giorno un prete viene chiamato di notte mentre sta dormendo, viene svegliato per andare a dare l'estrema unzione a un paziente, diciamo in ambito cattolico, a un uomo che sta per morire. Il prete si reca in piena notte, gli dà l'estrema unzione, il paziente, chiamiamolo così, rende l'anima al Signore, se ne va in cielo e il prete, finito di lavorare, si toglie il camice, si mette l'impermeabile, esce di casa per ritornare alla propria parrocchia. Ora che cosa succede? Era uscito per andare a dare l'estrema unzione di notte, torna a casa che si sta per levare il giorno. Piano piano si schiariscono gli alberi, si schiarisce il sentiero lungo cui sta percorrendo. Che cosa accade? Il cavallo smette di procedere in avanti, si ferma. Il cavallo sente qualcosa di molto pericoloso nell'aria. Il cavallo sta avvertendolo che c'è un pericolo imminente. Loro stavano costeggiando un campo dove pascolavano delle mucche. Il prete scende da cavallo e cerca di tirare per le redini il cavallo, no? Per dire continua, dai, dobbiamo tornare a casa. Intanto il sole continua a salire su in alto verso il cielo, tutto il paesaggio è sempre più illuminato, sempre più chiaro. E due gambe velocissime, senza corpo, senza testa, gli passano davanti. Avete presente, no? Due gambe da uomo, non lo so. Vieni qua. Guarda, no, proprio come le tue. Soltanto che erano due gambe così che camminavano, ma non c'era tutta questa parte qua. Allora, mi fai un esempio? Cammina, pa, così, camminavano così veloce. Ecco, immaginatevi voi di vedere per strada due gambe che camminano così senza tutto il resto del corpo, senza la faccia di, come ti chiami? Senza la faccia di Michele, solo le gambe di Michele. Il prete, che non sa di chi siano queste gambe, però le guarda bene, è spaventatissimo, ha il batticuore, ma guardandole con attenzione nota i peli rossi. Nota dei peli rossi, eh sì, dei lunghissimi peli rossi, e nota un laccio verde con cui è legato il pantalone all'altezza del ginocchio, il pantalone color daino. Ora, il polpaccio, fino al piede, è pieno di piccole ferite, pieno di piccole goccioline di sangue. Perché? Che cos'è? Non è che fosse malato questo mezzo uomo, ma semplicemente proveniva da una siepe piena di piccole spine. Allora, il prete... Sì. Il prete si riprende dallo spavento, fa come te, cerca di parlare al fantasma e gli chiede... Bel fantasma, bella mattina per andartene in giro, bell'aria. E il fantasma gli risponde con un grugnito orribile. Allora il prete si riprende, sì, ecco, simile anche a quello là. Il prete si riprende dallo spavento, c'ha il batticuore, ci prova un'altra volta e chiede: fantasmino, però ti piace svegliarti di buon'ora, Un altro grugnito orribile. Il prete, che adesso ha anche le caldane, si fa tutto un percorso di yoga, si calma, si ricorda del percorso di spiritualità che ha fatto e riacquisito il centro di se stesso, per l'ultima volta domanda: fantasmino, ma cosa ci fai di bello in questo parco con queste mucche di mattina? Niente da fare. Allora il prete che fa? Giustamente il prete dice: ma se questo fantasma non ha voglia di parlare, proviamo a vedere cosa succede se lo invoglio alla comunicazione con la mia frusta! Sa, sa, sa! E il fantasma stracade al suolo. E che cosa accade? Sì, fa così, ma succede un'altra cosa, succede anche boom, perché questo fantasma esplode
in una cascata di latte. Schifo, vero? Abbastanza. Schifezza. Cioè, questo fantasma non solo era orribile perché erano così, due gambe e basta, senza il corpo, senza la faccia, che camminavano, ma una volta frustato esplode, cade a terra e si trasforma in una specie di tsunami di mare. Il prete si strizza gli abiti, anche lui tutto sporcato dal latte, e vede per terra la sagoma. È Sarah Kennedy. È Sarah Kennedy. Era lei. Era lei. Era Sarah Kennedy, che da tanti anni si sapeva faceva dei strani giochetti a casa sua, col tavolino a tre gambe, col manuale della strega casalinga. Il prete aveva cercato più volte, no, di andare a casa sua, di convincerla a cambiare atteggiamento, no, ad essere un po' meno... Chi è Sarah Kennedy? È una donna che da tanti anni praticava la stregoneria. Che cosa vuol dire? Mica cose tanto strane, no? Lei ad esempio cosa faceva? Aveva fatto un patto col diavolo, quello coi peli rossi, si era fatta trasformare in due gambe che di notte andavano a mungere le mucche degli altri contadini. Mungi di qua, mungi di là, Sarah Kennedy era la donna che vendeva più burro in tutta la contea di Queens. Tutti si chiedevano, ma come fa Sarah Kennedy ad avere tutti questi panetti di burro, lei che ha solo due mucche? Ed eccolo perché, guardalo, vieni qua, fammi un'altra bella camminata, perché cammina, cammina, cammina con le sue gambe, piene di peli rossi, senza corpo, dalla cintola in su, lei se ne andava a succhiare il latte dalle mammelle di tutte le mucche delle fattorie delle case intorno a lei. Il prete fa raccogliere i resti di Sarah Kennedy, che ormai purtroppo è esplosa in una nuvola di latte, torna a casa, si fa un caffè e ordina di dare fuoco alla casa di Sarah Kennedy, ma oggi noi sappiamo, 80 anni dopo, che sua figlia è sopravvissuta, sua figlia è scappata di casa perché viveva con lei, ed oggi sua figlia è qua a raccontare la sua storia. Volete un caffè latte?